Questo è uno di quegli altri video soliti del lockdown, quelli dove invento qualcosa da fare. In realtà ho preso queste informazioni da Secret London e niente, mi ha dato lo spunto per fare questo video. Però prima di tutto, come al solito, iscriviti al mio canale se ti fa piacere, così potrai vedere altri video su Londra. Lasciami un like ed un commento perché a me fa molto piacere, possiamo avere una conversazione sotto, ma soprattutto fa anche molto piacere a YouTube perché chi dice: "Ehi, questo video piace un sacco, aspetta che lo faccio vedere a tante persone". Prima di andare avanti, però, volevo dirti una cosa. Ho lanciato questa lascia una domanda su il mio account Instagram, a proposito se non lo fai seguimi perché lì pubblico foto di Londra tutti i giorni, dove chiedevo fammi una domanda e poi avrei risposto in uno dei prossimi video. Stanno arrivando delle belle domande, ne ho selezionate alcune, ho tolto quelle un po' ripetitive, e però ti chiedo anche qua se hai delle domande generiche, fammele qua sotto che riguardano un po' tutto quello che vuoi. Ti chiedo solo la cortesia di non farmi di nuovo domande su Brexit o quello che sta succedendo, pandemia e quant'altro. Perché ne abbiamo già ampiamente parlato. Brexit, ho un video dedicato completamente a quello che succederà l'anno prossimo per quanto riguarda lavorare qui, se ti serve il visto, se non ti serve per turismo, se non ti serve o ti serve, trovi il link qua sotto a quel video che è molto importante e trovi i video del lockdown a Londra, eccetera, informazioni generiche, rispondo già alle vostre domande. Anzi, ho un video sempre qui sotto dove ho risposto specificatamente a questi due tipi di domande. Quindi fatti le domande, ma di qualsiasi altro genere. Oggi parliamo di le 12 leggi che hai infranto. No, forse no, non le hai infrante, ma che potresti infrangere a Londra. Allora, partiamo da una cosa simpatica, ovvero il fatto che queste leggi esistevano veramente. Alcune, per ovvi motivi, non sono più leggi vere e proprie, nel senso che non vengono fatte rispettare perché sono veramente ridicole. Però è molto interessante e molto carino sapere cosa è successo diversi anni fa. C'è stato questo Act che si chiama Act 1839, ovvero un insieme di leggi nuove che venivano inserite nella città di Londra, e queste alcune erano fantastiche, altre erano un po' bizzarre. Cominciamo da questa: non puoi portare un intero salmone in giro per Londra in modo sospetto. Esattamente, non si sa come tutte le altre i dettagli di questo, ma a quanto pare non puoi girare in modo sospetto in questo modo in giro per Londra con un salmone, come se tutti ci alziamo al mattino e decidiamo di fare un giro per Oxford Street con un salmone da 7 kg in mano. Questa è molto conosciuta, l'avevo scritta anche nel mio, credo, primo Londra Magazine. A proposito, guarda i prossimi video perché ci siamo, mancano pochissimi giorni a Londra Magazine numero 2. Quindi dicevo, questa l'avevo già accennata, che è quella abbastanza conosciuta, quella che dice che non puoi morire all'interno della Houses of Parliament, che Houses of Parliament in italiano è del Parlamento, Camera del Parlamento, forse. Anyway, in realtà c'è una spiegazione quasi logica a questa, semplicemente perché effettivamente si dice che questa famosa legge diceva che chi muore lì dentro ha diritto ai funerali di Stato, quindi chiunque sia, e quindi per non, diciamo così, andare a dover fare i funerali di Stato a chiunque, c'è questa legge che dice che non ci puoi morire dentro. Esiste ancora a livello anche locale, ovvero che prima delle 8 del mattino non puoi scrollare il tappeto dalla finestra. Sì, capisco, ci potrebbero essere diversi motivi, ma esattamente l'orario non lo capisco molto. Questa sinceramente non la capisco, però effettivamente faceva parte anche questa dell'Act 1839, quindi del 1839, ovvero che non puoi girarli con delle grosse tavole di legno in giro per Londra, quindi dei grossi pannelli in giro per Londra. Motivo specifico non lo so, ma questo è quello che dice appunto questa legge. E udite, udite, sempre nella legge, nel pacchetto delle leggi del 1839, c'è una legge che dice che non puoi, è illegale, ubriacarti al pub. Credo che questa andrebbe sinceramente definita meglio, anche perché a questo punto penso che siamo allora tutti ottimi attori.
attori al pub per far finta di non essere ubriachi e non andare contro la legge, forse. Questo invece è in un certo senso abbastanza attuale. Beh, appunto, in un certo senso. E diceva che non puoi salire sul bus se hai la peste. Ok, noi non abbiamo la peste in questo momento, ci manca anche quello per il nostro 2020, ma sappiamo che non possiamo uscire di casa o tantomeno salire sul bus se abbiamo quell'altra cosa che, come sai, cerco di non nominare sui miei video. Perché YouTube penalizza un po' i video quando si parla, perché giustamente, non capendo completamente il contesto, non vuole che si spargano fake news o disinformazione in generale, e questo lo capisco. Quindi, quando dico quella cosa, voi lo sapete che nomino quella cosa che inizia con la C. Questa è veramente, veramente singolare, ovvero grazie alla legge del 1839 le donne incinta sarebbero autorizzate a, se gli scappa, a farla all'interno del berretto di un poliziotto. Molto probabilmente perché, siccome di solito quando sei in stato di gravidanza devi andare al bagno molto spesso, era un atto di cortesia verso le donne, se non trovavano una toilet pubblica, a dargli la possibilità di farla dentro il berretto. Io la trovo fenomenale questa. Hai presente quando nevica tantissimo in città? A dire la verità, a Londra non succede quasi mai. Comunque, e c'è il ghiaccio sulla strada e molti si divertono a slittare coi piedi e così, no? E vanno giù. Io non lo farei mai. E ve lo dice una che sa cosa vuol dire vivere in una città con le tempeste di neve e chiamasi Toronto. Beh, a Londra quello sarebbe vietato sempre grazie a questa legge, le sliding giù sul ghiaccio non è consentito. Questa anche la trovo bizzarra, però assolutamente comprensibile. Non è consentito usare gli aquiloni negli spazi pubblici, quindi in una piazza, eccetera. Quindi immagino che serva andare nelle classiche spiagge o non lo so, comunque anche questa, quindi no aquiloni negli spazi pubblici. Questa invece arriva da una legge del 1848 e dice che il francobollo British non puoi metterlo a testa in giù quando lo appiccichi ad una lettera, ad una busta, perché è segno di disrispetto, come si dice? Di disrespectful. Disrespectful, no, disrespectful. Google dice irrispettoso, ok? Quindi è mancanza di rispetto. Beh, questa un po' possiamo anche come dargli torto, diciamo così. Comunque è illegale mettersi a cantare canzoni piene di bestemmie e parolacce in mezzo alla strada. Dai, questa gliela concediamo. Questa è proprio un classico British, una quintessenza direi. Parliamo ancora della coda, della famosa fila che guai se la salti, e ne parleremo anche nel Londra Magazine, che ti ricordo, iscriviti al canale così sai subito quando esce, perché farò un video apposta. Tornando a questa famosa legge che è l'ultima, la dodicesima di cui ti parlo oggi, quindi in base a questa legge, qua, nelle stazioni della metropolitana dove per motivi di spazio c'è da mettersi in coda, se salti la coda lì nella stazione della metropolitana è illegale. Diciamo che per un classico British è illegale sempre, nel senso che sai benissimo, ne abbiamo già parlato come funziona. È veramente una cosa insopportabile. Però in particolare alla fermata della metropolitana. Io mi auguro che questo video sia stato di tuo gradimento, è una cosa leggera, carina, spero ti sei fatta una risata. Lasciami i commenti, le tue opinioni su queste leggi stranissime. Ti ricordo di farmi una domanda, così io poi farò questo video. Comincerò a fare anche video un pochino diversi che riguardano, che ne so, i miei acquisti, quello che faccio, delle ricette, ci metteremo un pochino di tutto. Questo non perché io abbia finito i contenuti su Londra, ma perché penso che sia bello se io inserisco qualcosa anche che mi piace, oltre al fatto di parlare di Londra, dove ci si può conoscere meglio, vedere qualcosa di più, fare due chiacchiere. Quindi mi auguro che ti continuino a piacere i miei video, nonostante ci sarà qualche aggiunta qua e là che riguarderà meno Londra. Ti ricordo, lasci un like, fai quello che vuoi, commenti, iscriviti, eccetera, eccetera, e ci vediamo al prossimo video.